oggi mi sono occupata del consolidamento degli strati preparatori del dipinto attraverso iniezione di PLM, che è una calce idraulica, in quanto purtroppo ci possono essere sia dei distacchi tra gli strati preparatori, che sono intonaco, intonachino e arriccio, oppure anche direttamente dal supporto murario. Prima della pulitura è stato quindi effettuato questo preconsolidamento per evitare la perdita della maggior parte della pellicola pittorica, e successivamente è stata effettuata un altro consolidamento con il Glucel, un gel a base di cellulosa, e dopo questa applicazione a pennello bisognava applicare una forte pressione con la spugna in modo da far riaderire tutte le parti di pellicola pittorica che si erano sollevate. Oggi mi sono occupata della pulitura dei capitelli sottostanti alla volta. Questa pulitura ha previsto un primo risciacquo con acqua dopo una spolveratura e in seguito l'applicazione tramite polpa di carta come supportante di carbonato d'ammonio, che è servita per rimuovere le incrostazioni, in particolare le croste nere.